Ciao, sono Lina e oggi vi parlo dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane. Sono previsti due tipi di requisiti. Requisiti oggettivi. L'impresa viene considerata artigiana quando produce beni, anche semilavorati, e fa prestazioni di servizi. Requisiti soggettivi. L'artigiano deve avere una partecipazione anche manuale e professionale nel processo produttivo. Deve assumere la piena gestione e responsabilità e dimostrare autonomia imprenditoriale. L'imprenditore non può essere socio d'opera in altre imprese e nemmeno contemporaneamente essere titolare di più imprese artigiane individuali. Ci sono anche dei limiti numerici in base al numero degli occupati, che sono diversi in base ai vari settori. Per alcune attività è necessario dimostrare il possesso di specifici requisiti professionali previsti da leggi specifiche. Questo a tutela dell'utente finale. Faccio un esempio: l'acconciatore, l'estetista, l'impiantista, l'autofficina e altre attività. Se l'artigiano vende o somministra nei locali di produzione o in locali ad essi contigui, non è soggetto alla disciplina sul commercio. Comunque, l'artigiano può svolgere in forma secondaria anche attività commerciale. Se al momento dell'avvio attività o durante il corso dell'attività l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro, sono obbligati a presentare l'iscrizione all'albo. Solo le SRL pluripersonali hanno la facoltà di farlo. Per l'iscrizione si invia una pratica telematica all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio della provincia dove vi è la sede operativa. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per ottenere la qualifica di impresa artigiana. È condizione fondamentale per ottenere tutti i vantaggi rivolti alle imprese artigiane. Serve per costituire anche l'iscrizione all'INPS nella gestione artigiani. E solo le imprese iscritte all'albo possono utilizzare denominazioni che fanno riferimento all'artigianato. Per informazioni personalizzate o approfondimenti, sono a vostra disposizione tutti gli uffici.impresa del territorio.